L'attenzione per il mondo carcerario è assai viva in alcuni settori della sinistra extraparlamentare. Un piccolo gruppo di militanti, in parte usciti da lotta continua, si fa interprete della cosiddetta questione carceraria e dà vita a una nuova formazione terrorista, i NAP, Nuclei Armati Proletari. Fondati nel 74, vi confluiscono studenti ed ex detenuti comuni giunti al terrorismo attraverso una pratica politica affrettata e sommaria. La base dei NAP è a Napoli, città alla quale i terroristi attribuiscono uno specifico potenziale rivoluzionario dovuto alle sue condizioni di arretratezza e di diffuso scontento. Nei loro primi messaggi i NAP si proclamano costituiti in clandestinità all'esterno delle carceri per affiancare e sostenere le lotte dei detenuti, così scrivono, per rispondere agli omicidi, alle stragi e alle repressioni di Stato. I sequestri di Antonio Gargiulo, figlio di un noto ginecologo napoletano, e dell'industriale cementiere Giuseppe Moccia fruttano poco più di un miliardo di lire. Ma è un dettaglio. Il percorso dei NAP sarà costellato di insuccessi. Per evitare di essere sgominati, i NAP si trasferiscono a Roma, dove sono già pronte alcune basi. E nella capitale, dopo una serie di azioni minori, effettuate con ordigni esplosivi e incendiari, il 6 maggio del 75 viene messo in atto il colpo più ambizioso. Un rapimento ispirato all'operazione Girasole condotta l'anno precedente, quando le BR avevano sequestrato il giudice genovese Mario Sossi. Vittima del sequestro è il magistrato Giuseppe Di Gennaro, consigliere di Cassazione e direttore del centro elettronico dell'amministrazione penitenziaria, cioè lo schedario dei detenuti. Di Gennaro sostiene una politica di riforme all'interno delle carceri. Il fatto che venga scelto come bersaglio indica forse il disegno di ostacolare tentativi di mediazione e di conciliazione. 3 giorni dopo, il 9 maggio, nel carcere di Viterbo, l'ex bandito Martino Zichitella, Pietro Sofia e l'ergastolano Giorgio Panizzari accoltellano 2 guardie, ne prendono in ostaggio una terza e si barricano in una cella di sicurezza. Hanno coltelli, pistole e candelotti di dinamite. I 3 rivendicano ai NAP il rapimento del giudice Di Gennaro, chiedono la trasmissione di un proclama del gruppo terroristico attraverso la radio e di essere trasferiti in carceri del nord. Le loro richieste sono accolte. Il 22 maggio il Parlamento approva una nuova legge per la tutela dell'ordine pubblico. La legge Reale, dal nome del ministro della giustizia in carica, il repubblicano Oronzo Reale, ha l'obiettivo dichiarato di rendere più flessibile l'azione delle forze dell'ordine nella lotta contro il terrorismo. La legge, in realtà, nega la libertà provvisoria a chi è indiziato di reati contro l'ordine pubblico, estende i termini della carcerazione preventiva, dà facoltà a polizia e carabinieri di arrestare non solo le persone colte in flagranza di reato, ma anche quelle sospettate di essere sul punto di commetterne. Autorizza perquisizioni senza mandato della magistratura,
legittima l'uso di armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine per prevenire omicidi, stragi e sequestri di persona. Attribuisce al solo procuratore generale presso la Corte d'Appello, anziché al giudice naturale, la facoltà di promuovere procedimenti giudiziari contro appartenenti alle forze dell'ordine. La legge reale presentata dal governo di centrosinistra, presieduto da Aldo Moro, crea dissensi all'interno della stessa maggioranza e provoca aspre critiche da parte delle correnti di opinione pubblica dette garantiste. Il consigliere di Cassazione Mario Battaglini, scrivendo sul Manifesto, commenta la legge citando un giudizio espresso all'inizio dell'Ottocento dallo storico Vincenzo Cuoco. Io temo le piccole usurpazioni giornaliere fatte per lo più sotto apparenza di bene, che non si avvertono, non si curano e talvolta si applaudiscono, finché l'abuso diventa costume e si conosce il male solo quando è divenuto gigante. L'urgente necessità di far fronte alla sempre più violenta strategia terrorista provoca dunque una dura e controversa reazione da parte dello Stato. Il 21 febbraio del 76 a Milano, durante una manifestazione per l'aborto, alcune femministe irrompono nel Duomo. Il cardinale Colombo due giorni dopo pronuncerà un'omelia per riparare, dice, alla profanazione. Fuori, le parole del presule e le voci dei cortei si confondono. Potevamo fare un corteo. Abbiamo preferito riunirci in un'assemblea liturgica nella quale il popolo di Dio si riconosce e condivide la fede, la missione e l'esperienza. Potevamo scandire slogan, innalziamo invece preghiere ferventi e possenti a colui che rimane il protagonista della storia anche quando si fa irrequieta e maligna. Potevamo mettere e invece ci siamo ritrovati sotto le guglie del Duomo che il suo stemma descrive come il manto proteggente di Maria. Roma, sera del 22 marzo 1977. All'interno di un autobus che percorre Viale Trastevere, l'agente di polizia fa cadere la Vianale, che resta ferita, ma viene freddato con un colpo di pistola alla schiena da un altro nappista, Antonio Lomuscio, anch'egli sul mezzo pubblico. Il 1 luglio Maria Pia Vianale, Franca Salerno e Antonio Lomuscio sono fermati dai carabinieri sulla scalinata di San Pietro in Vincoli. Lomuscio si dà alla fuga sparando, muore sotto il fuoco dei carabinieri. Le due donne vengono arrestate e sottoposte a un duro interrogatorio. Antonio Lomuscio è l'ultimo nappista ucciso in uno scontro a fuoco. I nuclei armati proletari ormai non esistono più. I superstiti ancora a piede libero si sbandano o confluiscono nelle bierne.
Il 28 febbraio del 75 comincia a Roma il processo contro tre giovani di Potere Operaio accusati di aver dato fuoco nell'aprile del 73 all'appartamento del segretario della sezione Missina di Primavalle, causando la morte dei fratelli Virgilio e Stefano Mattei. È l'occasione perché prendano vita violenti scontri fra gruppi di estrema destra e di estrema sinistra, nel corso dei quali viene ucciso con un colpo di pistola al capo lo studente greco Mikis Mantakas, iscritto all'Università di Roma e militante del FUAN. La spirale della violenza si impenna a Milano il 13 marzo, quando uno studente missino, Sergio Ramelli, viene picchiato a sangue. Nei cortei si scandiva AZ-36, fascista dove sei. AZ è la chiave inglese usata dai servizi d'ordine dei gruppuscoli milanesi come arma impropria negli scontri fisici con i neofascisti. Ed è appunto un AZ-36 che uccide il giovane bersaglio. Il missino, a 19 anni, morirà dopo 47 giorni di agonia. Si muore da entrambe le parti. Il 16 aprile un estremista di destra uccide a colpi di pistola lo studente Claudio Varalli, estremista di sinistra. L'indomani Milano sembra una città in guerra. Durante un carosello una jeep investe l'insegnante Giovanni Zibecchi, uno dei leader dei CAF, comitati antifascisti. Per la prima volta si sente uno slogan destinato a risuonare a lungo: pagherete caro, pagherete tutti. Pagheranno da una parte e dall'altra soprattutto i giovani. Sul finire della primavera del 75 viene deciso il rapimento a fini di riscatto dell'industriale Vittorio Valarino Gancia. L'ha organizzato Margherita Cagol insieme con Walter Alasia, da poco giunto nelle BR e destinato a una breve militanza. Il vertice brigatista, lo riferirà più tardi Giorgio Semeria, è poco convinto dall'operazione. Mara però brucia i tempi e questa fretta determina alcuni errori di preparazione. Quello più clamoroso è la scelta come base della cascina Spiotta d'Arzello sulle colline del Monferrato, usata da anni dai brigatisti e troppo vicina al luogo del sequestro.
Vallarino Gancia è rapito il 4 giugno e subito si verifica il primo imprevisto. L'arresto casuale di una recluta delle BR, Massimo Maraschi. A suo carico c'è soltanto uno scontro d'auto seguito da una breve fuga. Maraschi si proclama però prigioniero di guerra. E il generale dalla Chiesa, che dirige le indagini, intuisce da questo particolare che le BR si trovano nella zona. La cascina Spiotta, quinta nella lista delle perquisizioni, è raggiunta dai carabinieri verso le 11.30 del 5 giugno. Prima di fare la scelta guerrigliera, Mara Kagol suonava la chitarra classica. Questa che ascoltate è una sua interpretazione, tratta da un concerto eseguito il 7 dicembre del 66 negli studi della RAI di Trento. Per la fine della terrorista si parlerà di un eccesso di ritorsione, peraltro mai dimostrato. La scomparsa di Mara Kagol contribuisce al declino del vertice brigatista cosiddetto storico, ormai sul punto di essere sostituito dal gruppo militarista che sta trovando il suo capo in Mario Moretti. Durante gli ultimi mesi del 75, le BR riprendono l'offensiva con una serie di azioni contro professionisti e industriali e con assalti alle caserme. Devono subire però, una dopo l'altra, non poche sconfitte. Anche per Curcio i giorni di libertà sono ormai contati. Localizzato dal nucleo speciale dei carabinieri, viene tratto in arresto in una base di Porta Ticinese, dopo 20 minuti di scontro a fuoco, nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio 76. Con lui è Nadia Mantovani, la cui foto, scoperta in un covo, ha consentito di arrivare fino all'appartamento. Curcio, ferito, dice ai giornalisti: «Con me è stato preso solo un uomo». Sembra che riaffermi l'invincibilità delle BR, ma forse è la missione della sconfitta. Dopo l'evasione, durante i 334 giorni della sua latitanza, Curcio, poco a poco, era stato quasi dimenticato. Adesso la direzione strategica delle BR è composta da Moretti, Semeria, Azzolini e Bonisoli. Il 22 marzo anche Giorgio Semeria viene preso alla stazione di Milano. Semeria era l'ultimo capo storico delle BR ancora in grado di contrastare la leadership di Mario Moretti. Chi è Mario Moretti? Nato a Porto San Giorgio, nelle Marche. Il padre è un commerciante di bestiame, la madre una maestra di musica. Diplomatosi perito industriale, all'inizio del 68 è a Milano in cerca di lavoro. Ha in tasca due lettere di raccomandazione, una del rettore del convitto di fermo Ottorino Prosperi per un posto all'Università Cattolica, l'altra della marchesa Anna Casati Stampa di Soncino per un impiego alla Sid Siemens. Lo prendono alla Siemens. Qui diventa subito amico di Corrado Alunni, Giovanni Semeria e Paola Besuschio. Con loro confluisce nel collettivo politico metropolitano di Renato Curcio e di Margherita Kagol. Il 29 settembre 1969, in una comune di Piazza Stuparic, si sposa con Amelia Cocchetti, maestra d'asilo. Avranno un figlio, Marcello Massimo. La clandestinità per Moretti arriva tra l'estate e l'autunno del 1970, quando con il gruppetto dei compagni della Siemens e del collettivo dà vita a quello che resterà il nucleo storico delle Brigate Rosse. È un teorico ed elabora i primi documenti brigatisti, ma è anche tra i primi a prendere le armi e ad entrare in azione. Il 30 giugno 1971 partecipa con Curcio ad una rapina per autofinanziamento a Pergine in Valsugana. È la sua prima azione di guerra. Un giorno, dopo l'arresto di Curcio e Franceschini e poi di Ognibene e di Gallinari, diventerà il capo più autorevole delle BR, fino a gestire il sequestro, la prigionia e la morte di Moro e a concludere con quella tragedia la punta più alta della sua attività operativa.